yesterday, memory e futura. Manuela Crisanti adesso ci legge una lettera del babbo e la mamma di Alice. Vivere la morte e la sofferenza di un figlio è la più dolorosa esperienza che un essere umano possa fare. Un evento talmente innaturale che non si può accettare. Da quel momento ti accorgi che la vita non è più quella che conoscevi prima. Un pensiero costante, sempre uguale, ti accompagna. La lentezza del tempo, il vuoto, l'attesa di un segno.
sensazioni che ti portano a non sapere più cosa fai e chi sei. Si va avanti cercando nuovi interessi, nuove passioni, ma alla fine tutto è sbiadito, sfocato, scomposto. Una continua ricerca nostalgica del battito, quello del tuo cuore. La perdita di Alice ci ha fatto capire ancora di più, se mai ce ne fosse stato il bisogno, ciò che vale e ciò che non vale. Non sentire più la sua voce, non poterla abbracciare, porta a pensare che la vita è evanescente e niente di ciò che è bello può durare. Capisci che tutto è sopportabile, ma non la sua assenza. Entri in un mondo parallelo dove le persone che hai accanto ti sembrano attori, comparse messe lì accanto a te per aiutarti e sopportare il dolore, con la loro presenza costante e discreta. È difficile spiegare cosa siamo noi oggi. Possiamo dire che resistiamo spontaneamente al dolore e attraverso la Onlus cerchiamo di vivere dentro la sua assenza per meglio aspettare e rispettare la fine. Speriamo che questo contenitore che è la vita ci aiuti a trovare quei segnali che cerchiamo intorno a noi, i barlumi di Alice, quei sorrisi dei bambini e dei genitori che abbiamo e continuiamo ad aiutare, illuminati e riconoscenti come un regalo, neppure sperato nel giorno di Natale. Babbo Mario e mamma Lucia.
Un applauso a Margherita Bencini, insegnante di canto moderno all'Accademia Musicale di Fiesole. Un applauso ancora alla nostra bellissima orchestra per l'esecuzione di Memory. Adesso andiamo al secondo duetto della serata. La professoressa Alessia Masi al piano. Con Davide Piaggio, che eseguiranno Futura di Lucio Dalla. Grazie. Questa è per Maria Lucia. Americani, non lacrime, non fermare.
forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà, potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio mille volte più su, che si arriva alla luna, sì la luna, ma non è bella questa luna, è la luna, è una sottana americana, allora su, mettendoci di fianco più su, guida tu che sono stanco più su, in mezzo ai razzi di un balcone più su, sono sicuro che c'è il sole, ma che sole, è un cappello di ghiaccio questo sole, è una catena di ferro senza amore, amore, amore. Alessia Masi, Davide Piaggio meritano veramente un grandissimo applauso. Un tenore che si presta a un'interpretazione del genere, una professoressa giovanissima e bravissima. Grazie. Adesso Jacopo Zamparella interpreta Smile di Charlie Chaplin, accompagnato dall'orchestra del Teatro del Giglio, diretta ancora dal maestro Preziosi. E poi proseguiremo con una lettura di Aldo Terigi. Thank you.
In the sky you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Lo so, è vero purtroppo, Eric e Alice non torneranno. Anch'io talvolta penso che tutto è inutile, anche peggio. Talvolta penso che non ho ancora capito cos'è accaduto e quando lo capirò non so cosa mi accadrà. Ma non è questo il ragionamento. Dobbiamo pensare ad una specie di inversione di ruoli del destino, per chi ci crede. Noi dovevamo andare e lasciare a loro il mondo e gli strumenti per fare tante cose. E invece sono andati loro, lasciando a noi questo compito. Ma quello che hanno lasciato a noi è grande, infinito. Non abbiamo per nessuna ragione al mondo, non dobbiamo sprecarlo. È un testimone, come nelle corse di staffetta in atletica, solo che è passato al contrario. Tutto questo può sembrare vuota retorica, ma non lo è. Vi voglio bene. Non vi arrendete mai. A presto, Simone. Prima di andare avanti con la nostra serata, sorridi sempre alla vita, pregherei anche Mario di venire qua e dire due parole. Vi pregherei di accoglierlo con un grande applauso, non solo per quello che ha fatto per questa serata, ma per quello che fa tutti i giorni per l'associazione Alice Benvenuti Onlus. Tanto grazie di vedere anche questa sera la sala completamente piena.
ogni volta che mi trovo a parlare mi sento come stasera fuori posto, perché il posto dovrebbe essere io lo spettatore di uno spettacolo che magari era protagonista Alice. Però questo lo chiamo il concerto di Alice, è come fosse la sua festa. E quindi cercherò di portarla avanti insieme a Lucia finché possiamo, e spero che qualcuno poi, a proposito di testimone, ne prenda le redini col passare degli anni, quando magari non ce la faremo proprio più a farlo. E, sono intervenuto ora perché, per legarmi alla lettera che ci ha spedito Simone. Simone è forse qualche anno di più di me, come un mio coetaneo che frequentavo dai tempi del mare. Qui in sala ho anche altri amici carissimi di Firenze, saluto per tutti Alberto. Sono quelle amicizie che ci si portano dietro anche se ci si sente una volta l'anno, quelle in tempi non sospetti, quando abbiamo... si pensa alle stupidaggini, anche però a quel momento ci sembrano molto serie. E incredibilmente è successo, diciamo, a lui quello che è successo a noi. Ma la cosa che mi ha portato a far leggere questa lettera è perché quando nel 2014, mi sembra, era d'estate, ricevo una telefonata da Simone, ero proprio in Versilia con la bimba e con Lucia, e siccome Simone è un personaggio un po' ironico, autoironico, un personaggio un po' simpaticissimo, molto, molto profondo, ma c'ha sempre la battuta pronta e riesce a scherzare un po' su tutto. E quando ricevo questa telefonata capisco che dice: sono all'ospedale, Eric sta poco bene, però me lo dice sempre con questo tono scherzoso, e dico sì, però non si capisce perché, e poi lo richiamo, non risponde mai, e poi dopo varie svariate telefonate ci si risente, sì, perché qui non si può parlare, cose che mi spiega una malattia, un nome strano, e io dico vabbè, capisco che è seria, però rimango un po' così, perché ognuno poi c'è la sua vita e continua a proseguirla. E questa cosa, poi ci sentivamo, mi dice: sai, fa una cura, fa questo, fa quest'altro, sempre con questo tono. Si arriva un giorno, una foto che non dimenticherò, mi manda una foto sotto Natale. Avete visto, vi arrivano sui telefonini i più svariati, fotografie con sketch, scherzi, e vedo una foto e lui, sempre con la sua ironia, mi dice: questo è l'albero del Santo Natale. E guardo questa foto e pensavo fosse appunto uno scherzo. Guardo attentamente, non capivo, e invece era una cosa, era semplicemente una serie di fili attaccati, il soggetto erano flebo, con tutti questi fili attaccati a suo figlio, che non è che era in primo piano, si intravedeva, no? Era proprio questo, sembrava proprio un albero di Natale. E dico: ma guarda un po', riesce ancora a scherzare su questa cosa? E però sicuramente io pensavo in cuor mio, ma ero sicuro che per me queste malattie non esistevano. A un certo punto questa foto mi è rimasta impressa, perché poi incredibilmente dopo 2 anni mi sono ritrovato a vedere, sono entrato in camera con Alice e era la solita foto. E tutto questo per dirvi che non è facile capire quando siamo là dentro, e purtroppo oggi affermo che forse la cosa che più ho imparato è che purtroppo solo chi è passato di là dentro capisce veramente quello che sta succedendo. E quindi non è che c'è un atto d'accusa quando qualcuno superficialmente non ti ascolta o ti dice: sì, ma vedrai, non è nulla. In effetti non si capisce che quello che sta succedendo, perché sono cose stranissime, cose incredibili. Proprio, se per me era solo una fiction, quando ho letto, quando mi sono trovato nel mezzo, ero attore insieme a Lucia e l'Alice di questa storia. E per il resto che volevo dire, abbiamo finito, abbiamo fatto questa sequenza di canzoni ieri, Memoria, Futura e Smile, perché il motto dell'associazione è Sorridi sempre alla vita, e Alice lo faceva davvero e cercava di farlo in ogni modo, anche durante le cure dell'ospedale. E io volevo aggiungere ora una frase che ho fatto mia, vecchia frase, che dice: sorridi anche se è un sorriso triste,
perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere. Quindi cerchiamo, e invito anche Lucia a sorridere, perché insieme ad Alice forse è il più bel sorriso che abbia conosciuto, e quindi invito tutti voi a sorridere, e anche se mi vedete sorridere prendetemi pure per matto, ma ci proverò lo stesso. Grazie per ora e poi in fondo magari farò altri ringraziamenti. Grazie davvero a tutti della presenza. Grazie Mario per la tua testimonianza. La serata va avanti. Prego il maestro Preziosi di rientrare. E adesso avremo Davide Piaggio ed Elisa Benadduce. Un applauso. Cam Cammini. Camminin spazza cammin, allegro e felice pensieri non ho. Camminin spazza cammin, la sorte con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Penserai che lo spazzacamin si trovi nel mondo al più basso gradin. Io sono tra la cenere, eppure non c'è nessuno quaggiù più felice di me. Cancaminin, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cancaminin, spazzacamin, la sorte con voi se la mano vi do. Cancamin, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cancaminin, spazza camin, la sorte con te se la mano ti do. Camminin, spazza camin, la mano puoi dare alla felicità. È bello vivere sempre così e insieme cantare cancaminin. Cancaminin, cancam, lo spazza Bravissimi. Prosegue una tradizione iniziata lo scorso anno a Sorridi sempre alla vita. Non avete trovato sulle vostre sedie il programma della serata? Ve lo consegnano adesso i ragazzi del coro Arcobaleno insieme ai volontari dell'Alice Benvenuti Onlus, a significare che comunque non era una serata che doveva essere scalettata, era una serata che dovevamo trascorrere insieme, ma lì potete trovare tutto quello che è stato eseguito stasera sul palco da questi bravissimi artisti, ai quali vi chiedo ancora una volta di fare un applauso. Adesso li avremo quasi tutti insieme: Jacopo Zamparella, Davide Piaggio, la professoressa Masi, Margherita Bencini, Elisa Benadduce, avremo anche
Greta Betti, che prima non avevo presentato, Bohemian Rhapsody. You can love me.
Bravissimo Jacopo, bravissimo anche nell'assolo di chitarra Lorenzo Sodini. Siamo addirittura d'arrivo. Chiudiamo dopo i Queen, dopo Freddie Mercury, con Miserere di Zucchero Fornaciari, ancora tutti i nostri artisti, l'orchestra del Teatro del Giglio, il maestro Preziosi. Thank you.
Elisa Benarduce, Davide Piaggio, Jacopo Zamparella, Margherita Betti, Margherita Bencini, Alessia Masi, e con noi per Bohemian Rhapsody ci sono stati anche i professori che sono qua con noi, Federico Masi, professore di batteria alla Lizard di Firenze, e Folco Vinattieri, chitarrista alla Lizard. Grazie, bravissimi. Un grazie speciale al maestro Preziosi, grazie maestro. All'orchestra del Teatro del Giglio, ai trampolieri, gli angeli che sono stati con noi, a tutti i ragazzi della Alice Benvenuti Onlus, a Mario e Lucia in modo particolare. Un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che questa sera ci ha ospitato. Abbiamo avuto anche il patrocinio del Comune di Lucca, ma l'applauso può continuare perché dobbiamo ringraziare anche i nostri sponsor che ci hanno aiutato, che hanno consentito questa serata: la Yuma Pharma, la Gesam Gas, Tecnoambiente, Paesi e Quartieri di Lucca, Anna Fiori, Fatamata e il McDonald's, che hanno consentito di essere qua, a tutti loro, al coro Arcobaleno che ringraziamo ancora, la professoressa Torzelli, la presidente Pulvirenti, a tutti voi che sostenete l'Alice Benvenuti Onlus. Lucia. Volevo ringraziare io tutti gli sponsor, l'ha fatto lui, quindi no, ma è fatto bene perché io me le scordo sempre, quindi si fa una figuraccia. E niente, un ringraziamento speciale a te, la nostra TV di casa, diciamo, no? E niente, un ringraziamento a tutti, e però se mi permettete un piccolo ringraziamento vorrei farlo a Davide Piaggio. Vieni qua un attimo Davide, dai, vieni. Perché sì, perché t'abbiamo costretto a fare un repertorio, e anche Elisa in piccola parte, ma a te veramente è stata una cosa che ce ne scusiamo, ce ne pentiamo, ma lo rifaremo senz'altro. Mi è piaciuta Futura? Sì, ecco. Grazie. Sì, 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 sì. Grazie, grazie, grazie. Poi vorrei ringraziare il maestro, che abbiamo fatti fuori un sacco prima che qualcuno avesse il coraggio di affrontare questo programma. Beh, la posso abbracciare? Grazie, grazie, perché senza il suo coraggio questo spettacolo stasera non ci sarebbe stato. Grazie, grazie tanto. Vorrei ringraziare anche il maestro Pisciotta, che stasera non è qui con noi, ma che ha arrangiato i brani. Lorenzo, maestro, sì, sì. Poi Lorenzo, vieni Lorenzo, dai. Lui è, diciamo, un ragazzo di Lucca che ha conosciuto Alice, che ha fatto il primo spettacolo con Alice e che poi ci accompagna sempre. Ci abbiamo fiori da consegnare, dai. Poi si saluta Margherita, che gli è toccato il compito ingrato di cantare dopo Yesterday e la storia di Alice, e conoscendo la sensibilità di questa ragazza gli è stato duro cantare, vero Margherita? Fra pianti, ti conosco. La Alessia, grazie di tutto per la tua professionalità, la tua meravigliosa amicizia, grazie Alessia. Il nostro amico Jacopo, che è stato un piacere aver con noi, e non l'ho lasciata apposta per ultima, ma per la mia cara nipotina Greta, che stasera è stata qui con noi, non l'ho lasciata per ultima apposta. Poi vabbè, tutta l'orchestra, la nostra Rosaria. Benvenuto. Poi voglio qui con me Rita, vieni qua, vieni Rita. Ci hanno detto che ci rinchiudono tutte e due il primo di novembre, ci danno fuoco il 7. Vieni la nostra maestra Cristina, vieni, porta i bimbi qua con noi.
Se mi sono scordata qualcuno ditemelo, Vieni, dai, ragazzi. Dai, che c'è da andare a nanna. Grazie, Cristina. E Nicolas? Dove è andato? Ah, va bene, vieni. I fiori le porti, Lisetta, Elisabetta. Dov'è? Eccola qua. Grazie anche a te. Ai nostri attori, che dove sono? Manuela, Aldo, venite, dai, si fa tutti qua insieme, una bella foto. Allora, da pure a Elisa, lo diamo alla nostra amica Rita. Certo che sì, Rita. Senza di te il coro al covale non c'era, No, all'Obini, no, via. Andiamo a Manuela. Dove vai? Monti su, vai. A Cristina. È andata. No, c'è anche più. No, ragazzi, vabbè, è uguale, via. Tanto si fa così. Ecco, e tanto non mi accontentate mai. E quello è un dato di fatto. Dai, vieni. No, uno era per il direttore, non so qual era. Vabbè. Al direttore gli do le rose rosa, gliele do io. Era di un altro colore, ma è questo. Grazie a tutti e... Ringraziamo Elisabetta Raffaetà, Manuela Crisanti e Aldo Terigi che hanno letto per noi queste riflessioni bellissime, e poi faccio una cosa che forse non dovrei fare. Lo posso chiedere un bis, Mario? Di solito è canonico però... ormai oggigiorno di inventato c'è poco, però in realtà penso che qualcuno lo gradisca, ecco. Credo che la standing ovation per Bohemian Rhapsody, maestro, la possiamo rifare, e così coinvolgiamo anche tutti i nostri cantanti, e con questo ci diamo la buonanotte, le buone feste, e ringraziamo ancora tanto Mario, Lucia e tutto quello che fanno per il reparto oncologico del Meyer, soprattutto per le famiglie che lì hanno davvero bisogno perché vivono lontano da casa, per tutti gli associati e per tutti coloro che qui stasera hanno dato la loro offerta per la Alice Benvenuti Onlus. Buonasera e grazie a tutti. Maestro.
once this year, oh, my trigger now is dead. Mama, life has just begun, but now I've got to throw it all. Thank you.
il maestro Preziosi, Jacopo, l'orchestra del Giglio. Abbiamo il presidente Bertocchini. Presidente, ce la dice una parola. Tanti auguri a tutti. Tanti complimenti a chi ha organizzato questa serata, veramente complimenti tantissimi e tanti auguri a tutti di buone feste e di un felice 2020. Grazie. Grazie al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ci ha ospitato questa sera. Grazie a tutti i professori dell'orchestra, non possiamo ringraziarli uno per uno, ma gli applausi che avete fatto valgono per loro. Il maestro Preziosi e tutti i nostri artisti. Buonanotte.